porre all'attenzione dell'Aula il fatto di cronaca che nel febbraio di quest'anno ha visto un cedimento di una piazzola di sosta della superstrada E45 in provincia d'Arezzo, all'altezza del comune di Pieve Santo Stefano. La notizia è che il crollo ha portato alla luce la presenza di amianto in quantità quasi a 3 volte superiore rispetto a quanto consentito dalla legge. È questo uno dei risultati, forse il più eclatante, emerso dalla relazione tecnica consegnata in questi giorni alla Procura di Arezzo. I dati provenienti dai campioni analizzati parlerebbero di ben 3.470 mg per chilo di amianto presenti sul terreno prelevato dal sito. Il limite ammesso per legge però è di 1.000 mg, pertanto in quel terreno ci sarebbe stata una concentrazione del 250% superiore al limite consentito. Dalla cronaca si viene a conoscenza che i primi sospetti erano già emersi lo scorso marzo. A meno di un mese dalla frana, a ridosso di Pieve Santo Stefano, tra le uscite di Pieve Santo Stefano Nord e Pieve Santo Stefano Sud, fu infatti sequestrata anche l'area dove il materiale che era stato stoccato, mentre i lavori di risistemazione della piazzola proseguivano. Il procuratore Roberto Rossi aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di disastro colposo. Secondo gli ambienti investigativi, sotto la piazzola non c'era solo terreno di riporto o roccia, ma erano presenti anche rifiuti speciali. I sospetti avanzati dalla Procura di Arezzo e dai carabinieri forestali del gruppo ambiente della Procura, incaricati di svolgere le indagini, avrebbero trovato importanti riscontri. Lo studio attento e dettagliato è stato eseguito dallo studio Boeri di Livorno. Per intenderci, è lo stesso che ha svolto accertamenti nella Terra dei Fuochi e sul caso Moby Prince. Di fatto, questa presenza massiccia è la certificazione, se ancora ce ne fosse stato bisogno, del fatto che i riporti di terreno e rocce da scavo sotto quella strada sono in realtà un misto di terre e rifiuti da demolizione e chissà cos'altro. Tutto sembra essere la certificazione che alcuni di coloro che hanno realizzato quell'arteria così importante nel corso di decenni lo abbiano fatto senza troppi scrupoli e guidati dal proprio interesse personale più che da quello pubblico. Si tratta di un indizio grave del fatto che chi avrebbe dovuto controllare l'andamento dei lavori o non l'ha fatto o l'ha fatto poco e male. Mi auguro che su questo tema si possa intervenire subito con un atto urgente, un'indagine conoscitiva per capire la situazione attuale dell'autostrada. In ambito regionale i nostri consiglieri regionali Lega, Valerio Mancini per l'Umbria e Elisa Montemagni per la Toscana, si sono già attivati depositando una mozione al riguardo. Una volta istituita la commissione bicamerale Coreati, chiederemo che venga aperta un'indagine, vengano anche verificati più tratti stradali, considerato che non si conosce in quanti chilometri della superstrada E45 il composto contenente rifiuti pericolosi sia stato utilizzato. La sicurezza dei cittadini, anche alla luce di recenti e tragici fatti di cronaca, deve avere la priorità assoluta. È necessario che vi sia fatta chiarezza così da poter accertare ogni responsabilità. Grazie. Grazie a lei, signor Presidente.